Allora, mister Parentela, c'è da essere contenti oggi, una bella partita, bel gol propiziato dal numero 9 Romito, quindi la squadra risponde alle ultime partite, perlomeno noi abbiamo assistito a questo. Sì, c'è da essere contenti perché affrontavamo forse in questo momento la squadra più forte del campionato, sicuramente la più in forma, che stava facendo risultati in tutti i campi, sia in casa che fuori casa. Noi con questa vittoria è la quarta vittoria consecutiva. E intanto è stata sicuramente una bella partita, sembrava, anche se si è giocato un poco a pallone, però c'era molta qualità, c'era quantità, c'era l'agonismo giusto, è stata una partita vera, credo anche di categoria superiore. Noi stiamo veramente attraversando un periodo positivo, un periodo importante, ma è tutto dovuto al lavoro precedente, perché quando i risultati non sono venuti noi non abbiamo mai mollato, abbiamo lavorato. E questo gruppo veramente è un gruppo importante, è un gruppo di ragazzi seri che mi seguono in tutte le cose che facciamo e che credo che poi la medicina per fare risultati sia questa. Noi anche quando andiamo a fare una cena, per dire, tutta la squadra risponde presente, quindi vuol dire che c'è proprio voglia di stare insieme, voglia di vivere lo spogliatoio, e questo credo che sia per un allenatore la cosa più bella. Quindi è importante che il gruppo sia così coeso? Fondamentale, no? Il discorso del gruppo è sempre la frase che si ripete in tutti i campi di calcio. Poi una cosa è dirla, una cosa è formarla, una cosa è avercelo veramente. Noi siamo sicuramente da questo punto di vista un grande gruppo, ma poi non ci dimentichiamo che siamo anche una squadra con dei giocatori importanti, una squadra tecnica, giovane, che però sa il fatto suo e sa sicuramente giocare a calcio. Quindi seguito il campionato? Assolutamente, anche oggi sicuramente prendiamo ancora più ossigeno e ci allontaniamo, non dico definitivamente, ma comunque in maniera importante dalle zone calde della classifica. Purtroppo davanti vanno forte, quindi lì sbaglieremo a pensare alle squadre che sono davanti a noi. Noi ora dobbiamo pensare prima di raggiungere una salvezza tranquilla, che era l'obiettivo della stagione, e poi magari le ultime partite ce le giochiamo con più tranquillità e più serenità. Allora, mister, a questo punto del campionato le trasferte diventano un pochettino micidiali, quindi come ha visto la sua squadra oggi? Non bene perché abbiamo sofferto tanto il campo in erba, con i miei giocatori tutti con le scarpe gommate, abbiamo sofferto, stavano in equilibrio precario, non mi hanno voluto sentire perché dice che non erano abituati a giocare con le scarpe bullonate, però sul campo l'abbiamo pagata duramente. Parliamo invece in modo specifico di questo girone C si sta dimostrando veramente un girone d'avanguardia, perché ci sono 4-5 squadre che stanno facendo una parte da gigante proprio. E penso proprio di sì, quest'anno veramente un campionato di prima categoria che non si vedeva da tanti anni. L'anno scorso è stato veramente scadente, quest'anno invece ci sono squadre tutte attrezzate per vincere. Per esempio il Rombiolo ha una squadra per la categoria stratosferica, avrebbe già dovuto vincere il campionato. Però dato che c'è molto Taffronti, Taverna, Monte Pavone, tutte squadre che si lotteranno fino all'ultimo un posto nei playoff, no? Sarà importante cercare di arrivare nel miglior piazzamento possibile, perché poi giocherai la partita in casa. Ecco.